un repertorio sacro dedicato alla Madonna e voci di giovani nel concerto di Pasqua e per la pace organizzato dall'Associazione Voci in Canto e l'Orchestra Instabile di Arezzo. Che si è voluto trasmettere è proprio l'armonia che può dare la musica, quindi l'armonia, lo stare bene insieme, il condividere insieme. Un grande appuntamento musicale ispirato all'adorazione della croce e al dolore di Maria nella cornice di Santa Maria della Pieve. Come dice il Vangelo di Giovanni, accanto alla croce stava la madre, direi quasi impotente in quel momento, di fronte alla sofferenza del figlio, ma accanto, partecipe, perché il figlio non si sentisse solo. Questi momenti particolari, la comunità cristiana, il popolo cristiano si affida alla madre, alla Madonna, e chiede la sua intercessione e la sua vicinanza. È quello che auguriamo a tutti. Un ricco programma per il concerto, suddiviso in 4 movimenti. Abbiamo iniziato con una preghiera rivolta a Maria e a tutti, fatta dai bambini del Voci Bianche, assieme al coro giovanile, su parole di Madre Teresa di Calcutta. E abbiamo continuato con la messe basse di Fauré, con il coro giovanile e l'organo, poi con lo Stabat Mater. Oggi dobbiamo sapere che lo Stabat Mater viene in genere recitato il venerdì prima del Venerdì Santo, quindi ci tenevamo a fare in Pieve questo, lo Stabat Mater di Pergolesi. Abbiamo poi concluso con Mozart è per eccellenza conosciuto da tutti come colui che riesce a dare armonia al corpo.